Amici, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo nuovamente tornati a San Candido perché abbiamo visto che c'è un percorso da fare con la bici che parte proprio da qui, da San Candido, e arriva fino a Lienz, che è una cittadina che si trova oltre il confine italiano in Austria, ed è una pista ciclabile adatta a tutti. Non vi spaventate, nulla di troppo impegnativo, anche perché è una pista di 44 km, ma si parte appunto qui da San Candido, che è più alto di 500 metri rispetto a Lienz, quindi tutta quanta più o meno in discesa. Potete affittare le biciclette direttamente qua in zona, ci sono tanti punti che vi danno la possibilità di noleggiare queste bici. La cosa bella di questa pista è che una volta che arrivate a Lienz avrete due possibilità: o tornare con la bici, oppure lasciare la bici là e prendere il treno che vi riporta qui a San Candido, oppure direttamente ricaricare la bici e portare tutto su. Il costo totale di questa esperienza si aggira intorno a una quarantina d'euro più o meno, tra noleggio, treno e quant'altro. Vi consiglio di parcheggiare qui al parcheggio ovest di San Candido, perché è un parcheggio sterrato, non è a pagamento, quindi la potete lasciare qui tutto il giorno. Quindi non perdiamo tempo e partiamo. Allora ragazzi, piccola sosta. Intanto da dire che ci sta piacendo tanto questa esperienza, perché è vero che ci sono delle salite che comunque ti fanno faticare un pochino, ma poi dopo sono tutte discese, immersi nella natura più totale, ruscelli, boschi. Al momento la consigliamo ovviamente a tutti. E poi ci siamo un attimo fermati perché su strada abbiamo trovato la fabbrica dello Hager. Ebbene sì, l'unico problema è che vediamo che lì all'ingresso c'è deciso assembramento, e sinceramente di prenderci il Covid per i luoghi non è che ci va tanto, quindi cerchiamo di capire se è fattibile, se c'è un ingresso numerato, altrimenti riprendiamo la bici e ce ne andiamo e continuiamo il percorso, anche perché mancano ancora quasi 25 km, quindi c'è ancora da pedalare. E alla fine niente ragazzi, abbiamo optato per andare via non tanto perché c'era fila, cioè c'era fila però comunque era abbastanza fattibile, se non fosse che era aperto solamente il negozio. Il giro alla fabbrica era possibile, ma bisognava prenotarlo, noi non lo sapevamo, e quindi niente, abbiamo ripreso le bici e adesso continuiamo il nostro giro. Mi sono anche dimenticato di dire che siamo entrati in Austria. Amici, siamo arrivati al traguardo, abbiamo lasciato le bici qui perché una volta che voi prendete le bici su a San Candido c'è la possibilità o di portarvele con voi in treno, anche se non so che cosa, già ve l'ho detta, oppure possibilità di riconsegnarle qui al deposito, costa 6 euro, però sinceramente ve lo consigliamo perché poi altrimenti dovreste prendere il treno con l'ingombro della bici. Il percorso, come ho detto prima, ci è piaciuto tantissimo, è stato un sale e scendi immerso nella natura, siamo pienamente soddisfatti e quindi lo consigliamo ovviamente a tutti. Niente, adesso noi penso ci rifacciamo un pochino un giro qui per la città, perché dicono che è carina. Poi ce ne andiamo via perché ci abbiamo messo 3 ore e 10, perciò siamo anche abbastanza provati, quindi oggi facciamo questo e perciò ci rivediamo domani. Ciao ragazzi.